Egger Gualdi, è stato un musicista e clarinettista italiano molto conosciuto anche all'estero ed è molto ritenuto il miglior clarinettista jazz italiano di tutti i tempi. Scrisse anche numerose composizioni, tra le quali Jazz Band, tratte dall'album Jazz Band e Fantasy, del 2001, che divenne molto noto perché per ben 4 anni fu la sigla di chiusura del programma sportivo 90° minuto. Niente guardi, Jazz Band, al clarinetto solista Loris Carici. Una delle tante eredità che una guerra lascia ai posteri è quella delle canzoni. Da sempre infatti la musica ha fatto parte della vita dei soldati nei campi di battaglia e nelle retrovie. Accompagnate da un testo facilmente memorizzabile, vennero composte per aumentare il senso di appartenenza ad un gruppo, per sollevare gli animi oppure per esorcizzare la paura della morte sempre in agguato. Altre invece narrano di amori lontani, di speranze, di lontananza dalla casa e dall'affetto materno, o glorificano le gesta eroiche esaltandone il coraggio e il sacrificio. La Grande Guerra, composto da Michele Mangan in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, è un affresco musicale che racchiude i canti più in voga in quel periodo, magistralmente armonizzati e strumentati con l'organico bandistico. I temi utilizzati sono i seguenti: Capitano della Compagnia, La Tradotta, La Leggenda del Piave, Tapum, Sul Ponte di Bassano, Sul Cappello, Val Sugana, La Canzone del Grappa, La Campana di San Giusto. Con questo brano l'orchestra vi saluta, dandovi appuntamento al prossimo concerto. I ringraziamenti più sinceri e sentiti vanno all'amministrazione comunale per il patrocinio e il sostegno costante che ci offre e dall'amministrazione del legato Albani, il consiglio di amministrazione e il presidente dottor Francesco Andreani, che spesso ci ospitano in questo incantevole cortile e che incoraggiano e sostengono con passione la nostra attività. Di Michele Mangani, La Grande Guerra. Thank you.
ispirata ai temi di Giuseppe Verdi, che ho visto lo scorso anno in occasione del bicentenario della nascita. E questi temi però vengono un po' rivisti, diciamo, un'ottica, diciamo, più moderna, con ritmi, diciamo, svegliati e egizi. Il titolo è Verdi New. Thank you.